Dimmelo prima. Dai. Allora, ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale di YouTube. Allora, ho la batteria scarica, quindi cercherò di essere il più preciso possibile, perché oggi è successo veramente una cosa ai limiti di vergognoso. Se sentite una voce fuori campo, è di mio zio che vi spiegherà, dopo che ho parlato io, alcune cose che sono successe oggi, perché siamo ai limiti del vergognoso. Allora, e vi spiego. Oggi io, come ogni domenica, ho la mia passione del calcio e vado a vedere la partita della mia San Giovannese, che ormai è 20 anni, è 20 anni che seguo. Alle 14:25 io vengo allo stadio oggi e c'è un dirigente, non facciamo nomi perché è giusto non fare nomi, e mi viene a me e mi dice che i disabili devono allontanarsi da dove noi andiamo a vedere la partita, perché se no ci avrebbe dato partita persa. E addirittura, se avesse visto i disabili in campo, non avrebbe neanche iniziato la partita. Questo, ricordatevi, non avrebbe dato nemmeno inizio la partita. Però fai vedere che cosa è successo, perché è veramente grave. Allora, oggi, dopo averci allontanato, è arrivato uno della polizia e ci ha detto che noi dovevamo andare a vedere la partita sotto a queste tribune che voi vedete, noi sotto, per stare dietro alle reti, così non si vede nulla, non si vede nemmeno in campo. Guarda, questo lì nemmeno si gira tutta l'Italia a noi. Io ho girato tutta Italia. Sono andato a San Siro, sono andato a Torino, ai delle Alpi, ancora aveva il vecchio delle Alpi, sono andato a Firenze e nessuno si è mai permesso di trattarci di dirmi vai via. Addirittura tanta gente ci ha detto: andate dove volete, dovete vedere la partita al massimo. Ed oggi... In questi altri posti però. In altri posti. Ed oggi, guardate dove ci volevano mettere a noi disabili a vedere la partita. In galera. Dietro a questi eravamo nostri... in galera. Fra il comune e la società, se non si mettono per bene d'accordo, qui è un gran casino, come c'è sempre stato. Oggi volevano... metterci in galera. Noi non meritiamo questo trattamento, noi meritiamo rispetto. Invece meritiamo rispetto. O si mettono in regola o chiudano. Asi sono due. Vai. Ciao a tutti. Vai, chiudi.